Ci sono libri che più di altri lasciano nel lettore un segno. Tra questi annoveriamo sicuramente il libro scritto da Nei Gesinno, intitolato Triste Tigre, edito da Neri Pozza. Un libro in cui l'autrice si mette a nudo. Nei è stata vittima di abuso sessuale da parte del patrigno. Le violenze sono iniziate quando lei aveva forse 7 o 9 anni, non ricorda bene. Ma sicuramente sono avvenute, si sono perpetrate per tantissimi anni, fino a quando sono cessate per volontà del carnefice. All'età di 19 anni l'autrice si rende conto che tutto questo non può essere dimenticato, ma non può essere dimenticato non da lei stessa, in quanto è impossibile, non può essere dimenticato dalla collettività. E per questo motivo decide di rendere nota la sua storia e di dare avvio a un processo che subito mette in evidenza la peculiarità di questo patrigno, di questo uomo che è sicuramente seduttivo nei confronti delle persone che lo circondano. Particolare anche perché non negherà mai, di essere effettivamente stato il carnefice di Neige. Quindi tutti gli atti che Neige racconta sono veramente accaduti. La motivazione per cui si è verificata questa situazione, a detta del patrigno, è da ricollegarsi alla difficoltà che quest'ultimo aveva di instaurare un rapporto appunto con la figliastra. E quindi l'unico modo per poter creare una relazione tra loro era appunto l'esercizio di questo abuso. Neige per molto tempo si è chiesta la necessità di scrivere un libro e ha trovato fino a un certo punto tante motivazioni per non scriverlo, fino a quando ha deciso che questa situazione, questo abuso doveva essere un passaggio, doveva rappresentare un passaggio in cui un atto privato veniva reso un atto pubblico, quindi la collettività doveva essere coinvolta. Consapevole del fatto che di fronte a questa dichiarazione pubblica da parte di lei stessa, si sarebbe trovata in una situazione di solitudine. Siamo ancora in una società nella quale sicuramente siamo restii ad accettare di discutere o di affrontare il tema dell'abuso sui minori, perché è un tabù, come dicevamo, ma è anche vero che le comunità in cui tutto questo avviene sono delle comunità che in un certo qual modo si chiudono a riccio e che preferirebbero vivere questa realtà nel silenzio. Rendere pubbliche queste situazioni vuol dire assumersi una responsabilità, probabilmente. Nei Gesinno rompe questo schema, Nei Gesinno racconta di sé. Nei Gesinno lo fa in un modo molto particolare. Solitamente nel libro, chi lo leggerà si renderà conto, fa riferimento a tanti autori che hanno raccontato di aver vissuto questo dramma esistenziale che non ha mai fine, ma spesso l'atteggiamento, meglio l'attenzione, è rivolta al carnefice. Al cercare di capire da un punto di vista psicologico le motivazioni che possono spingere questi individui a compiere questi gesti. In questo libro la prospettiva cambia radicalmente. È Neige che parla dello stupro, della violenza che ha subito e anche di tutte le fasi che man mano si sono succedute nella sua esistenza fin quando è stata vittima dell'abuso, ma si finisce mai di essere vittima di un abuso sessuale perpetrato sin dall'infanzia? Questi sono interrogativi che l'autrice in modo molto diretto si pone a se stessa e pone anche a chi legge il libro, pone alla collettività. Quando si parla di uno stupro, si rivela quello che è stato, spesso la collettività si chiude su se stessa, c'è un tabù, la collettività forse si sente responsabile e quindi tende ad allontanare qualcosa che considera pericoloso per essa stessa.
Neige ha molto coraggio, Neige si mette davvero a nudo. Questa è una cosa che io voglio sottolineare con grande forza, perché inizia a porsi delle domande, le pone a se stessa e si chiede anche se la scrittura è veramente salvifica. E quando si può iniziare a scrivere di un trauma o di un dolore così vissuto con tale forza che sicuramente non si potrà mai abbandonare, che non abbandonerà mai coloro i quali ne sono state vittime. Indubbiamente il dolore resta, la violenza resta, ma quando si può riuscire a parlarne? Quando si è in un certo qual modo metabolizzato? Metabolizzato non vuol dire superato o annientato quel dolore, ma lo si è vissuto e lo si è analizzato. Sottoporlo a una logica, che è quella anche della vittima, soprattutto della vittima, cercare di dare delle parole che ripercorrano con una esattezza e una precisione quello che è stato, non è terapeutico, ma è un processo che può essere fatto solo quando la psicosi o la nevrosi, che quel fatto così dirompente ha scatenato nella vita di chi è stato vittima, ha, come dire, avuto la sua espressione completa. Quindi capirete che è un libro nel quale si parla di abuso, ma si parla, come ho già detto precedentemente, di abuso in un modo molto personale, in un modo che consente al lettore sicuramente di immergersi in una drammaticità molto forte, molto intensa, ma che allo stesso tempo riesce quasi una sorta di meccanismo salvifico, se così possiamo dire, attraverso appunto una razionalizzazione che può essere a volte considerata eccessiva, ma molto funzionale, riesce a consentire una sorta di distacco emotivo, che consente quindi di analizzare, di comprendere in un modo completamente differente quella che è la sofferenza, quella sofferenza di una società nella quale simili crimini si perpetuano, ma anche di capire quella che è la sofferenza e quello che è il dolore in un modo completamente differente di chi ha di chi può essere considerato è la vittima di questi abusi. Quindi un libro assolutamente da leggere, a prescindere da tutte le candidature e dai tanti premi ricevuti, perché è un libro che parla di qualcosa di molto importante, purtroppo di molto attuale, ma lo fa in un modo che apre di interpretazioni sicuramente differenti. Per cui consiglio la lettura di Neige Sinno, Triste Tigre, Neri Puzza. Alla prossima!